cuore della Quaresima, la liturgia propone una solennità che sembra stridere con i temi della passione, morte e risurrezione di Cristo. Eppure la festa dell'Annunciazione è la radice più vera della Pasqua. Gesù non ha salvato il mondo solo a partire dagli ultimi giorni della sua vita terrena, ma fin dal primo istante in cui è entrato nella storia. E questo ingresso lo ha fatto attraverso la libertà di Maria e attraverso il suo grembo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. L'Annunciazione è il punto di estasi della storia umana, da feritoio attraverso la quale il divino si innesta, come un ramo d'olivo sul vecchio tronco della terra che riprende a fiorire. La donna di Nazaret ci lancia una sfida enorme: passare da una spiritualità che si fonda sulla logica dello straordinario ad una mistica del quotidiano. In questo quotidiano il sentimento prevalente è la gioia. Rallegrati, Maria, perché quando Dio si avvicina porta una promessa di felicità a noi che siamo ammantati di gravità e di pesantezze e di responsabilità. Maria ricorda che la fede o è gioiosa fiducia o non è. Maria entra in scena come una profezia di felicità per la nostra vita, come una benedizione di speranza consolante che scende sul nostro male di vivere, sulle solitudini improduttive. Meditiamo le parole di Maria per ammirare la sua coraggiosa disponibilità. Maria ci rimanda al nostro sì, al nostro ruolo in questa grande storia. Ci ricorda che non siamo numeri in serie, ma che siamo tutti grembo in cui il Logos vuole farsi presente di nuovo. Senza il corpo di Maria il Vangelo perde corpo, e tutti i cristiani sono chiamati ad essere madri di Dio, perché Dio ha sempre bisogno di venire al mondo. O Padre, conferma in noi il dono della vera fede, perché, riconoscendo nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, per la potenza della tua risurrezione possiamo giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.